Tre giorni dedicati alle migliori produzioni vitivinicole italiane con il Vino Civitas che da oggi fino a lunedì mattina ha riunito 70 cantine provenienti da tutta Italia e diverse aziende salernitane nella stazione marittima di Salerno. Organizzato dall'associazione Creatim, il Salone del Vino di Salerno è stato inaugurato dal presidente della Giunta regionale De Luca che ha ribadito l'importanza del settore per la Campania con produzioni d'eccellenza, annunciando anche un bando per assegnare terreni non utilizzati a cooperative di giovani anche per aziende vitivinicole. La giornata inaugurale ha dato spazio anche al premio in Vino Civitas consegnato dal prefetto di Salerno Francesco Russo alla cantina Le Macchie di Castelfranco Veneto per il coraggio e la tenacia con cui sono state superate le difficoltà legate al sisma del 2016, un'opera in ceramica raffigurante Bacco del maestro Lucio Ronca. In Vino Civitas resterà aperto oggi e domani per tutti e lunedì per gli addetti ai lavori, anticipando rispetto allo scorso anno quando era stato organizzato nel periodo di luci d'artista. È un appuntamento che ormai è diventato un must, credo. Che poi celebrarlo nella stazione marittima sia un valore aggiunto. In questa giornata solare c'è una grandissima partecipazione. Abbiamo una produzione formidabile da far valere e Salerno si ripropone sempre con forza come luogo di un possibile turismo congressuale e un possibile turismo espositivo. Noi vorremmo in qualche modo rendere possibile che la stagione delle luci d'artista che occupa la città pienamente nel momento invernale abbia anche un suo corrispettivo durante la stagione estiva, cioè una città sempre costantemente piena di turisti e di visitatori. Credo che sia una grande impresa della Creatim, l'associazione che ha voluto fortemente questo progetto, e oggi possiamo dire di essere pienamente orgogliosi perché c'è grande unione tra le istituzioni, le imprese e i cittadini, e quindi per noi è una grande risposta oggi. È cresciuto ulteriormente l'interesse anche da parte delle cantine, si vede? È cresciuto l'interesse delle cantine, soprattutto quest'anno abbiamo tutte le regioni rappresentate, ma soprattutto quello che è cresciuto è l'interesse nei confronti di questo evento, di questa organizzazione, e credo che questa fusione tra le varie parti sia la risposta reale al territorio che riesce a portare avanti. Noi quest'anno abbiamo prenotato oltre 200 camere e negli ultimi giorni avevamo difficoltà per far dormire le persone, il che significa che dobbiamo tutti quanti insieme credere in questo periodo favorevole per Salerno e fare sempre più unione tra le imprese e le istituzioni, e questa può essere la svolta anche per i giovani che ci stanno ascoltando.